Allora, vi auguro una buona giornata a tutti quanti. Sto qui un po' di mattina presto, sono adesso neanche le 8, credo siano le 7:30. E di buon mattino, sono venuto qui appunto in Caffarella a prendere un po' di fresco e vi faccio vedere un altro piccolo scorcio di questo immenso enorme parco. Qui proprio nei pressi dell'ingresso, questo è uno scorcio che non avete mai visto, che dà un po' una panoramica generale. Questo diciamo che è un parco che, vi ho detto, va da casa mia e arriva fino al raccordo anulare, che sono 6 km da qua, quindi sono 6 km in lunghezza di parco. E vabbè, insomma, vedete un pochino di verde. No, ma la questione non è questa. C'è un'altra precisazione che volevo fare su un post che ho fatto ieri mattina. Scusate, qui dietro c'è il rumore delle macchine perché sto proprio a ridosso della strada dove abito io, quindi passa qualche autovettura. Vabbè, comunque la sostanza della mia voce si sente. Allora, io avevo precisato questo in un post che è stato piuttosto apprezzato dai miei amici. Allora, sapete che io faccio video da un po' di tempo, di recensioni, ma soprattutto adesso mi sto buttando non tanto pure sulle recensioni dei dischi, quanto su riflessioni, non dico filosofiche, ma almeno critiche, su varie topic che insomma mi toccano e ci toccano, e quello che mi preme è far ragionare le persone. Allora, io per mia natura, chiaramente il canale è aperto a tutti, quindi a più gente arrivo e meglio è, anche a perfetti sconosciuti, perché come dice giustamente il mio amico Lost, se tu parli di un disco poco conosciuto, purché se ne parli, è sempre ottimo, è sempre buono, perché magari a qualcuno gli arriva e chissà mai, magari si innamora, o se non si innamora si incuriosisce e se lo va a cercare, lo ascolta e magari, che ne so, gli si apre un mondo. Questo può sempre capitare, non è escluso, anzi spero, il mio intento è anche quello. Però io, per mia indole, che sono una persona, non dico introversa, però sono riservato, nonostante magari io posso sembrare poi molto espansivo, ma in realtà io sono una persona abbastanza molto riservata. A me piace stare con quei pochi amici fidati, e questo vale anche per il web. Cioè, io mi sento bene appunto con quegli amici che ho citato, che li ripeto: Francesco, Lost, da cui adesso ultimamente si è aggiunto anche Pietro, che però conosco meno rispetto a Lost e a Francesco, però lui mi sembra che abbia veramente tutte le carte in regola, perché è intelligente e di ottima cultura, non solo musicale, ecco, quindi mi rivolgo anche a lui. Ma quello, certo, trovo molta affinità con Francesco e Lost, anche umanamente, perché poi Francesco ovviamente ci sentiamo tutti i giorni, con Lost pure ci sentiamo spessissimo sulle bacheche sia mia che di Frusciante, quindi, e abbiamo poi un ottimo rapporto anche di amicizia e molto visto, ma anche molto confidenziale, noi scherziamo molto tra di noi. Ecco, a me piace proprio stare con gli amici, quindi questi video sono fatti anche non solo per loro, ma soprattutto anche per loro. È un mio regalo che gli faccio, cioè, nel senso, è proprio il minimo indispensabile, come se fosse una mia dimostrazione, no, è una mia dimostrazione di amicizia nei loro confronti. Mi ritengo fortunato a conoscerli, perché sono persone, ripeto, dotate di un'intelligenza, lo so, sarà brutto dirlo davanti agli altri, ma a mio avviso decisamente superiore alla media,
Oltre a quello sono vere persone, sono persone amabili, come si dice proprio, amabili e che io stimo molto e a cui voglio anche veramente molto bene. Quindi, tutto ciò che faccio, tutti questi miei sforzi, perché poi non vi crediate, non è che è vero che io sono molto istintivo, io non mi preparo mai nulla quando faccio un video, eh. Io pio e parlo a getto. Non mi preparo fogli scritti, non c'è nulla, non c'è nessun copione. Però chiaramente un po' di fatica mi costa perché, insomma, tipo, prendi un disco, ripassalo, eccetera. Quello mi costa di più. Poi chiaramente fare i video, questi qua che faccio qui in Caffarella, in cui parlo di altri topic. Questi parlo come se parlassi a tu per tu, appunto con l'host e con Francesco o con Pietro, come se ci parlassi proprio che fossero davanti a me, quindi non mi costano sicuramente meno fatica intellettuale, è chiaro. Però ecco, sono dimostrazioni davvero di amicizia e lo dico a loro tre. Vi stimo molto, ragazzi, mi date molte soddisfazioni. Io in tanti anni che frequento l'ambiente musicale underground, ormai dagli anni 80, io ripeto, però persone come io, non è che adesso voglio prendervi in giro, ma è la verità, persone al vostro livello così stimolanti io non ne ho mai conosciute. E questo dimostra anche il fatto che, come vedete, mi faccio vivo tutti i giorni pubblico qualcosa, posto sempre dischi in bacheca, li scelgo accuratamente, oculatamente, gli metto anche una spiegazione critica mia, non è che solamente metto solo il disco. E quindi, insomma, poi vado sempre a tema, non è che li metto a casaccio. Non è che piazzo, che ne so, un disco dei Sonic Youth e poi dopo ci appiccico una cosa che non c'entra nulla. Quindi sono abbastanza tematici. E tutto questo davvero lo faccio per voi, ma non per voi perché mi sento obbligato. Proprio lo voglio fare, lo faccio con molto piacere ed è una dimostrazione di amicizia nei vostri confronti, davvero, lo ammetto, non mi vergogno a dirlo e ripeto, quello che conta è la nostra materia cerebrale. Non è l'età anagrafica, quella non c'entra niente. Se un cervello è giovane sempre. Quindi, a me interessano le persone umane, non me ne frega niente di, appunto, di che colore hanno la pelle, che orientamento hanno sessuale o tutta altra roba del genere. Sono cose che non mi hanno mai interessato. Mi interessano gli esseri umani. Gli esseri umani. Come diceva Einstein, esiste solo una razza, quella umana. Mi interessano gli umani. E voi siete dei, veramente, io posso dire degli ottimi, splendidi esseri umani a cui io mi trovo assolutamente a mio agio. Quindi ecco, tutto quello che faccio, ho detto, lo faccio per voi e con molto piacere e proprio veramente non mi costa veramente nessuno sforzo, lo faccio davvero con tutto il cuore, con tutta l'anima e vi ringrazio. Ecco, questo è quanto. Adesso vado a fare colazione col mio bel maritozzo con la panna da Rugiati. Ci sentiamo dopo.